Ragazzi, questa è stata la recensione più difficile di sempre di un iPhone e non per i giusti motivi. Ma benvenuti o bentornati sempre qui su Tecnonia con Emilio Prima. Allora, ragazzi, eccoci qui finalmente con la review di questo iPhone 15 Pro a distanza di quasi un mesetto, lo so, ho aspettato forse anche troppo, ma ragazzi, non mi importava arrivare prima e fare le cose di fretta, ma farle bene. E con calma, soprattutto quest'anno con questo specifico iPhone. E sfortunatamente, come sempre d'altronde, grazie alla mia sfortuna ho beccato uno degli iPhone con l'ormai famoso problema del surriscaldamento. Cosa che avevo fatto notare subito anche prima che scoppiasse, diciamo, tutto il caso mondiale. Quindi ho preferito attendere il fix di Apple prima di recensire questo device. Fix che vi anticipo è arrivato. Ma andiamo per ordine, affrontiamo subito la questione prima di passare ad altro, anche perché sono uno dei pochi youtuber in Italia, evidentemente, a cui si è presentato il problema, visto che nelle varie review che ho visto viene completamente omesso o minimizzata la cosa. Ma siccome mi reputo una persona onesta, è giusto parlarvi e spiegarvi anche come è cambiato questo iPhone dopo il fix di Apple. Perché sì, ragazzi, per quanto mi riguarda, esiste un iPhone 15 Pro pre-aggiornamento e uno post. Ho fatto bene ad attendere perché adesso finalmente ho un iPhone veramente top. Ora, non mi soffermerò nuovamente sull'argomento perché ho già fatto un video dedicato a questo, dove ho praticamente sviscerato il problema nei dettagli, quindi lasciamoci alle spalle queste prime settimane completamente da dimenticare con iPhone 15 Pro e parliamo invece delle ultime e dello stato attuale. Aspetta, aspetta, aspetta un momento. Prima di proseguire vi svelo un trucchetto per andare a risparmiare sugli acquisti online. Sto parlando ovviamente di Letyshop. Se non lo conoscete già, sappiate che grazie a Letyshop potete fare i vostri acquisti online e ricevere un cashback in modo totalmente gratuito. Fantastico! Ed è anche semplice da utilizzare. Una volta iscritti, basterà scegliere lo store tra più di 3.000 disponibili e procedere al vostro acquisto. In pratica dovete semplicemente ricordarvi di passare dall'Etishop prima di effettuare l'acquisto. Esiste anche una comoda estensione browser che vi consiglio e che vi avverte ogni volta in automatico se lo store in cui state effettuando l'ordine è tra quelli presenti sull'Etishop, come ad esempio AliExpress, Unieuro, eccetera. Ce ne sono davvero tantissimi. E una volta fatto l'acquisto passando dall'Etishop, riceverete il cashback o tramite bonifico o direttamente su PayPal. Ovviamente trovate in descrizione il link per iscrivervi gratuitamente. Vi lascio anche, già che ci sono, il link per installare l'estensione del browser, che secondo me è stracomodo. Scusate l'interruzione. Iniziamo subito con una novità che mi è particolarmente piaciuta e che mi ha fatto vacillare un pochettino a favore del Pro Max, ma no, ragazzi, no, non ho ceduto, il padellone resta dov'è. E no, non sto parlando della fotocamera 5x, di quella parleremo dopo, ma piuttosto della leggerezza di questi nuovi iPhone. E tutto questo è stato reso possibile, ovviamente, grazie al nuovo materiale delle cornici, che ormai tutti sapete essere in titanio. Ma per essere più precisi, in realtà è titanio grado 5, così come anche dichiarato da Apple d'altronde. Una specie di Lega, chiamiamola così, anche se non è una vera e propria Lega, che contiene anche parti in alluminio. Ora, se è vero che questo titanio permette di avere iPhone decisamente più leggeri, vi assicuro che la differenza si nota subito, sono 20 grammi circa in meno. Dall'altro lato, però, anche se è più resistente rispetto all'acciaio, in realtà, quando si tratta di assorbire le cadute, come i precedenti modelli, in realtà l'urto viene distribuito sul vetro, non viene assorbito come l'acciaio dei precedenti modelli, e quindi questo potrebbe provocare la rottura o delle crepe nel vetro. E questo ha portato a dire che i nuovi iPhone sono più delicati, più fragili rispetto ai vecchi. In realtà, ragazzi, non è proprio così. Alla fine, con le cadute normali, è ugualmente resistente. Quelli sono test estremi fatti appunto per vedere la resistenza degli iPhone, ma credo nessuno di voi si metta a sbattere per terra l'iPhone. Quindi, cioè, da questo punto di vista, tranquilli. Certo, questo è stato anche dovuto al fatto che adesso non ci sono più i bordi completamente ad angolo, spigolosi, come iPhone 14 Pro, ma abbiamo una leggera bombatura che appunto contribuisce a questo. Ma detto ciò, come vi ho detto, ragazzi, tranquilli, iPhone non è diventato magicamente di cartapesta. Anzi, come accennato, per me questo cambio di materiale ha portato più pro che contro nell'uso di tutti i giorni.
oltre a dare anche una piccola svecchiata al design, a differenziarlo un po' dai precedenti modelli, insomma. Certo, se volete evitare il più possibile dei graffi, che qui potrebbero essere un po' più visibili rispetto all'acciaio, che di solito sono più superficiali, vi consiglio di optare per il nuovo colore titanio naturale, questo come ho fatto io, perché nelle versioni più scure si notano decisamente di più quando magari salta via la verniciatura. E sempre restando in ottica di design, adesso finalmente abbiamo anche delle cornici più ridotte, il che è sempre una cosa apprezzabile. E poi ragazzi, un ringraziamento doveroso all'Unione Europea, sì, perché quando ci va, ha costretto Apple ad adottare finalmente USB-C anche qui nei nuovi iPhone. Si apre quindi allo standard e questo offre diversi vantaggi, oltre appunto a non doversi portare più dietro un cavo Lightning, quindi addio, ci ho voluto bene. Adesso si possono andare a sfruttare anche tutti quegli accessori USB-C che prima non si potevano assolutamente sfruttare, ovviamente, come ad esempio pendrive, SSD esterni, microfoni e altri mille gadget. E non solo, adesso si può sfruttare anche per la ricarica inversa, quindi potremmo caricare ad esempio AirPods e altri smartphone. Ma attenzione, perché Apple ne ha combinata una delle sue. Se è vero che i modelli Pro montano un USB-C 3.2 con velocità di trasferimento fino a 10 GB utilizzando però i cavi adatti, quello in dotazione non sfrutta la piena velocità, quindi mi raccomando. Non si può dire però lo stesso dei modelli base, che montano invece un USB-C 2.0, dunque velocità decisamente più contenute. Giuro che certe cose Apple non le capirò mai. Ma una delle cose che mi ha fatto impazzire dalla gioia fin dalla presentazione è la possibilità, data sempre dall'USB-C, di collegare un SSD esterno ed andare a registrare in modalità ProRes Log direttamente su SSD. Quindi senza andare a occupare spazio sulla memoria interna ed avere già pronto il file da dare praticamente in pasto al PC o Mac per poi montarlo, eccetera. Cioè ragazzi, questa è veramente la svolta. E dato che ci siamo, parliamo proprio delle novità lato video e foto. Vi anticipo però che non entrerò molto nel dettaglio quest'anno e non ho fatto un vero e proprio test approfondito fotografico come quello che ho fatto scorso anno per iPhone 14 Pro, dove vi ho portato addirittura a Venezia nella video review, proprio perché essenzialmente ragazzi le lenti sono rimaste le stesse, ma con aiutino qua e là software. Quindi potete recuperare il focus dettagliato se volete nella review di iPhone 14 Pro, che vi lascio in descrizione, ma ovviamente vi mostro e vi parlo qui delle novità che hanno aggiunto quest'anno. E cominciamo proprio lato video con la possibilità di andare a registrare in questo nuovo profilo chiamato Apple Log, che finalmente arriva su iPhone e permette ai creator e professionisti di andare a sfruttare il file generato da questo profilo contenente molte più informazioni e quindi editabile in post in modo molto più efficace. A tal proposito, ecco un esempio ipotetico di video che sono riuscito a tirar fuori con questo profilo. In fondo cos'è un Moero? Un portafoglio direte? No, Moero è molto di più. Moero è un concentrato di stile, eleganza e sicurezza. Pratico, versatile e personalizzabile. Per non parlare del Moero Pro. Curato nei minimi particolari. Con la sua chiusura magnetica, portacarte 4.0 con estrattore a pulsante con blocco meccanico in alluminio e sistema SOS brevettato. Insomma, cosa vuoi di più? Non accontentarti di un portafoglio. Scegli Moero. Per maggiori info trovi link in descrizione. Molto bene, ora ragazzi, so che probabilmente il 90% di voi non lo utilizzerà mai, anche perché in video in questo formato è pesantissimo in termini di giga. Io stesso vi sconsiglio di usarlo, anche perché il file generato è grezzo e va necessariamente editato per avere un po' di senso. Però se usate iPhone in ambito professionale e fate video per lavoro, sicuramente questa opzione in più è molto gradita. Per il resto il lato video ragazzi non cambia molto, forse un leggero miglioramento in situazioni di low light, ma in generale sono sempre gli ottimi video di iPhone e da questo punto di vista ragazzi iPhone secondo me è sempre un passetto avanti la concorrenza, non gli si può dire proprio nulla insomma. Lato foto invece qui la concorrenza è molto più agguerrita e qui veniamo al dunque. Ora, chi ha seguito la live che ho fatto in occasione della presentazione e chi mi segue su Instagram già lo saprà. Quest'anno Apple mi ha fatto incazzare.
Perché ragazzi, io sono del parere che i due modelli Pro non debbano essere differenziati, perché chi come me preferisce il modello meno enorme non si deve sentire costretto a passare necessariamente al modello più grande per avere, diciamo, il massimo da questo punto di vista. Quindi capirete il mio dissenso quando hanno annunciato la lente 5x solo sul Max. Detto questo, sicuramente è la novità maggiore di quest'anno lato foto, ma non è tale da farmi propendere poi per un acquisto del Max. Anche perché la 5x la andrei ad utilizzare in realtà poche volte durante il corso dell'anno. Dunque, raga, si resta con la 3x, ma anche con qualche novità interessante lato software. Grazie infatti al nuovo Photonic Engine, questi nomi che sceglie Apple mi fanno morire ragazzi, ma vabbè. Quello che conta è che grazie a questo nuovo algoritmo e al nuovo processore di cui parleremo a breve, Apple è riuscita a tirar fuori immagini a 24 megapixel, andando a raddoppiare quindi la definizione rispetto ai 12 megapixel dello scorso anno. Questo si nota se andate a zoomare le foto e li mettete in paragone ragazzi, ma in linea generale difficilmente noterete differenze se non avete un occhio allenato. Ecco, una cosa invece che noterete sicuramente è la nuova modalità ritratto, diciamo, automatica. Adesso infatti, se scattate una foto normale, una normalissima foto ad un soggetto, che sia una persona o un oggetto insomma, in automatico in post avrete la possibilità di andare a sfocare lo sfondo agendo sul pulsante, quello con la F per intenderci, che apparirà in modo del tutto automatico e vi servirà appunto per modificare la focale. E devo dire che il tutto funziona egregiamente, anche lo scontornamento dei soggetti mi sembra più preciso rispetto al passato. E infine si può andare adesso a scegliere la 1x in tre differenti formati, se vogliamo dire così. Infatti si può scegliere di impostarla a 24 mm, 28 mm e 35 mm. E non è come molti pensano ragazzi che è uno zoom digitale, ma è effettuato direttamente sul sensore, quindi è più un ibrido se vogliamo, e di sicuro comunque il risultato è ottimale, quindi non vi resta semplicemente che scegliere il formato che più vi piace e salvarlo nelle impostazioni come standard, diciamo, per la 1x. Ma tutte le novità fotografiche, o quasi insomma, di quest'anno passano sicuramente dalla capacità della IA e del nuovo processore A17 Pro, sì, hanno nuovamente cambiato il nome del processore, che quest'anno in realtà fa un balzo avanti importante, soprattutto lato scheda grafica. Infatti ragazzi, possiamo dire che questi nuovi iPhone Pro siano delle vere e proprie console mobile, con la potenza di una console di casa in realtà, e anche di ultima gen, o quasi. Perché infatti la grande novità di quest'anno, e su cui Apple ha puntato molto in fase di presentazione, è la possibilità di andare a giocare a titoli AAA nativi direttamente su iPhone. E non sto scherzando, ci sono titoli come Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding. Ora purtroppo non ho avuto modo di provarli ancora, ma stando ad Apple addirittura il processore è in grado di gestire anche il ray tracing. Sto parlando del sistema di illuminazione dinamico che tanto mette alla prova anche console e PC, diciamo, di ultima uscita, ecco. Quindi sono molto curioso di provarli e vedere come si comporta iPhone, anche in teoria con il primo processore mobile a 3 nanometri, quindi dovrebbe garantire efficienza e non dovrebbe scaldare, Apple? Sempre se sono ottimizzati per il nuovo processore, Perché se scalda come scaldava fino a qualche giorno fa con Instagram, beh, raga, meglio non pensarci, anche perché se no ci fate al massimo neanche un'oretta di gaming. E visto che abbiamo toccato il discorso autonomia, beh, e allora, come vi dicevo in apertura, dopo il fix del processore da parte di Apple e di Instagram al lato appunto software di terze parti, il mio iPhone ragazzi è rinato davvero. Quando surriscaldava lo caricavo due volte al giorno e non sto scherzando, un'esperienza veramente pessima, e vi ho mostrato giorno dopo giorno su Instagram i dati e diciamo che non erano proprio allettanti, ecco. Ma adesso ragazzi è diventato un campione di autonomia, davvero. Credo di non aver mai avuto un iPhone con tale autonomia. Quasi non riesco a scaricarlo prima di tarda serata. La batteria è cambiata totalmente, non oso immaginare il Max. Fortunatamente è però riuscito in tempo a mettere una pezza a dei problemi che in realtà non dovevano neanche esserci in principio, ma vabbè, sono stati risolti in tempo relativamente breve, ne va dato atto. E no raga, non mi sto dimenticando di lui. Una delle novità più apprezzate di iPhone 15 Pro, il tasto azione. Allora, parliamone. Amo questa trasformazione, diciamo così, del vecchio Switch, ma mi aspettavo in realtà una cosa da Apple, anzi la davo per scontata, ma no, le novità ovviamente Apple le deve sempre dosare, e quindi abbiamo un tasto azione
Personalizzabile sì, ma con dei limiti secondo me. Si può infatti scegliere una sola azione richiamabile tramite la pressione del tasto, ma a questo punto perché non dare la possibilità, ad esempio, di assegnare un'azione differente per una doppia o tripla pressione del tasto, eh, Apple? Boh, misteri che forse saranno risolti nel prossimo iPhone, non mi stupirei di trovare un tastazione potenziato in iPhone 16 Pro, e qui ve lo dico. Detto questo, su questa faccenda tornerò con un video dedicato, perché ho trovato già adesso il modo di sfruttare al massimo il tastazione. E no, non sto parlando di quel comando rapido che ti permette di richiamare una lista di comandi, perché secondo me, ragazzi, in quel modo si va a perdere l'essenza del tastazione, ossia quello di essere immediato. E se devo mettermi a premere il tasto e poi andare a scegliere con un tap secondario l'azione che voglio fare, allora faccio prima a richiamare dal centro di controllo, tanto sempre due passaggi sono, no? Invece è un sistema che permette sempre tramite la singola pressione del tasto di andare però ad eseguire comandi diversi in base a determinate circostanze, ecco, diciamo così. Ma come detto, ne parlerò magari in un video dedicato, anzi fatemi sapere se volete spiegato come fare qui nei commenti, e appena raggiungiamo i 50 like vi rilascio il video. Dunque ragazzi, queste erano tutte le mie impressioni sul nuovo iPhone 15 Pro a distanza di un mesetto circa, e soprattutto dopo importanti aggiornamenti software che hanno completamente cambiato il mio iPhone e corretto il tiro iniziale. Se dal punto di vista fotografico non abbiamo avuto grossi stravolgimenti quest'anno, soprattutto sul Pro normale, sicuramente ne abbiamo avuti di più lato video, in modo particolare per i professionisti o content creator come me, grazie al nuovo profilo log e alla possibilità soprattutto di registrare direttamente su SSD esterno, come vi ho già detto. Poi, altre cose che ho apprezzato, il tasto azione sicuramente, che tra l'altro non vi ho detto per cosa l'ho impostato, ma ho messo questo comando rapido. Per il resto mi è piaciuta la leggerezza data dal titanio, finalmente l'introduzione dell'USB-C con tutto ciò che ne concerne. E dunque, ora che sapete come la penso, fateci sapere voi nei commenti come vi state trovando con questi nuovi iPhone. E io vi do ovviamente appuntamento al prossimo video, che credo, ragazzi, sarà quello sui migliori gadget proprio per i nuovi iPhone, ma non solo, ovviamente ci saranno qualche gadget compatibile con i vecchi iPhone. Ovviamente cover escluse, ragazzi, perché per quelle trovate già il video consueto che faccio ogni anno di approfondimento già online sul canale. Vi lascio il link in descrizione. Quindi vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo con un prossimo video.